Eccoci qua, buonasera dalla stazione orbitante. E da questa importante emittente che mi consente di trasmettere. Diciamo che abbiamo scelto questa cornice perché la gente prende per oro colato quello che dice la televisione. Allora, ho detto, magari basta questo che prendono per oro colato anche quello che dico io. E vabbè, è una provocazione, una simpatica boutade. E poi, insomma, ecco qui, tra le stelle, per dimostrare che in fondo non ci vuole poi molto per andare nello spazio. Un po' di fantasia e un po' di tecnologia e un buono sfondo. Bene, e stasera, in questo breve intervento, vi volevo segnalare, e passiamo a questo. Ecco, io mi auguro che si veda. Ecco questa copertina. Bene. Spero che tutto funzioni a dovere. Almeno ho cercato di mostrarvi, diciamo, la copertina locandina di questo episodio di Doctor Who. Penso che, insomma, quasi tutti voi conosciate Doctor Who. Comunque, per chi non lo conosce, è una serie televisiva prodotta dalla BBC, di genere fantascientifico, creata negli anni 60, che è arrivata poi fino ai giorni nostri, ancora in corso. Cioè la serie per eccellenza della televisione pubblica inglese, come la RAI negli anni 70 ha prodotto tanti sceneggiati importanti che hanno fatto scuola anche all'estero, ma non di genere fantascientifico. Invece, diciamo, la BBC ha prodotto questa serie di genere fantascientifico che ha avuto un grande successo sia nel paese di produzione, cioè in Gran Bretagna, che anche presso gli appassionati all'estero. Anche se in Italia non è arrivata subito, sono arrivati pochi episodi, ma adesso poi con i vari DVD, streaming e cose varie, ormai, diciamo, negli anni più recenti, il pubblico ha potuto poi seguire un po' tutti gli episodi di questa lunghissima serie, appunto arrivata ormai a 60 anni di storia. L'importanza di questa serie, ripeto, Doctor Who, ma tante altre, no? Prodotte in questi decenni, Star Trek in America, insomma, diciamo le serie di grande successo, di grande pubblico, chiaramente a volte sono prodotti massivi, mainstream, quindi diciamo talvolta non ci si aspetta molto da loro, invece vanno comunque, sì, ecco, seguite con grande attenzione proprio perché essendo un mainstream possono lanciare, e in genere lo fanno al pubblico, lanciano al pubblico dei messaggi significativi. Cioè, ecco, non è intrattenimento, ma è indottrinamento o comunicazione unilaterale. Ecco, tra i tanti luoghi comuni in cui l'uomo moderno, l'uomo comune moderno, che purtroppo è un po' il nostro bersaglio, diciamo, assorbe, è questo qui dell'intrattenimento, cioè il cinema e la televisione sono intrattenimento. E non è così. Sono un finto intrattenimento. In realtà sono appunto o indottrinamento, che cioè devono costruire un immaginario collettivo in cui l'uomo comune moderno si deve riconoscere, o quantomeno una comunicazione, certo unilaterale, no? E questo invece è rivolto a tutti, anche agli uomini non comuni. Perché, diciamo, comunque il mainstream, che è espressione della classe dominante dell'elite, mantiene dei contatti, dei rapporti anche con gli uomini non comuni all'interno della società. Quindi, mi sono imbattuto in questo episodio del 74, 1974, un episodio diviso in 6 parti, quindi molto lungo alla fine, cioè supera le 2 ore di trasmissione, anche se, ripeto, veniva trasmesso in più momenti,
E questo episodio, di cui ho mostrato prima la locandina, cioè l'invasione dei dinosauri, che ancora non è mai stato tradotto in lingua italiana, e quindi è inedito, diciamo, in Italia, inteso come pubblico di lingua italiana, si può rinvenire chiaramente su Amazon con dei sottotitoli in inglese, o italiani di tipo artigianale, comunque insomma diciamo che l'inglese ormai è un po' alla portata di tutti. E comunque questo episodio appunto si segnala secondo me per essere uno dei migliori della serie. Molto bello, ben costruito, ma che poi ecco ha un intreccio e segnala una situazione davvero particolare, davvero molto anche emozionante. Mi ha dato una grande emozione questo episodio. E quindi è giusto segnalarlo, diciamo, al mio pubblico, a chi segue il canale di Salconte, le visualizzazioni aumentano. Ripeto, noi non vogliamo convincere nessuno che non ci interessano 10, 100, 1000 visualizzazioni. Se qualcuno viene, siamo contenti, ma voglio dire, noi l'abbiamo detto negli interventi precedenti, ci rivolgiamo alla comunità latina, anche e soprattutto a quella del passato, ai nostri antenati. Loro non compaiono nelle visualizzazioni. Ci seguono, ci sostengono, ma non entrano a far parte delle visualizzazioni di YouTube. Quindi, ripeto, non ci interessa prendere campo in questa società. Non è la nostra, e abbiamo avuto noi la predominanza nel passato, abbiamo fatto quello che dovevamo fare, come civiltà latina, società latina. Adesso diciamo attendiamo, prendiamo atto della situazione, non è la nostra società, la posterità dovrà individuare i responsabili di questo periodo storico, che certo non è riconducibile in nessun modo alla civiltà latina. E quindi questa, no, questa è la nostra posizione. D'altra parte è inevitabile che la storia abbia diverse epoche, che per un equilibrio alchemico a epoche di eccellenza debbano per forza seguire poi epoche di grande regresso come quella che viviamo oggi. E quindi tutto ciò ha un suo equilibrio storico, una sua motivazione storica, quindi non possiamo in alcun modo rifiutare. Quindi, detto questa breve parentesi, tornando un po' all'oggetto invece specifico del nostro intervento, e abbiamo detto questo episodio di Doctor Who del 1974. Quindi, poi ci accorgiamo, quindi precede di soli 3 anni un film molto interessante, e anche questo abbiamo preparato la locandina. Vediamo se lo ritroviamo. Dovrebbe essere questa, eccola qui. Sei in condivisione schermo. Ok, Capricorn One. Ecco, lo lasciamo qualche istante in condivisione. Ecco, non è un Photoshop, perché questi, vedete, questi velivoli, diciamo, di superficie che vengono riflessi nello schermo dell'astronauta, sembra quasi un Photoshop. Se ne fanno tanti da parte dei cosiddetti complottisti, ma questa è proprio la locandina originale del film. Ecco, torniamo al primo piano in presa diretta. Dicevamo, questo film del 77, molto bello, uno dei più bei film degli anni 70, e come dire uno dei più bei film in assoluto, perché gli anni 70 sono stati un decennio d'oro per il cinema, e una grande produzione, un grande budget, grandi attori, bellissimo a livello visivo e cinematografico. Con questa, tanto fine concede tutti, anche se non è andato molto poi negli ultimi tempi in TV, questo Capricorn One, ripeto, del 77, molto bello, che potete reperire comunque in rete o nei negozi specializzati. Quindi vediamo che in 2 o 3 anni, dal 74 al 77, il mainstream, che comunque la BBC è un grande produttore, e appunto poi il cinema americano con Capricorn One,
mandano in scena due film che presentano in maniera estrema, quindi a pochi anni dall'allunaggio, presentano in maniera estrema, diciamo, un punto di vista atipico all'interno del mainstream, una sorta di autocritica spontanea del mainstream, di provocazione al pubblico, la possiamo intendere in tanti modi diversi. Però sta di fatto che cadono in un momento molto particolare in cui nei primi anni 70 comincia ad esserci un po' di delusione, diciamo, perché all'allunaggio del 69 non fanno seguito altre missioni spaziali con, diciamo, la Luna protagonista. Cerchiamo di andare un pochino più veloce perché poi altrimenti il video diventa troppo lungo. Quindi, diciamo, cominciano ad arrivare delle risposte da parte del mainstream. Quindi Caprico One è un classico film complottistico, ripeto, però realizzato molto bene, emozionante. In effetti è un vero e proprio documentario dall'interno di come evidentemente sono andate le cose nel 69. Molto dettagliato proprio nella dinamica dei fatti ed efficacissimo da un punto di vista cinematografico, con questa immagine di Marte ricostruita all'interno di una base militare americana. E viceversa, abbiamo detto nel 74, Doctor Who presenta questo episodio veramente straordinario, penso non più ripetuto anche in altri film, in cui, allora, qual è la trama velocemente? Sì, avete visto i dinosauri nella locandina, che c'entrano i dinosauri, diciamo, con tutto sommato un discorso sulla Luna, sullo spazio. Un esperimento militare inglese fa sì che, è un film di fantascienza, fa sì che si crea all'interno di Londra una rottura spazio-temporale, quindi praticamente tornano i dinosauri a Londra dopo chiaramente eoni di moltissimi anni, eoni, epoche di distanza. E all'inizio sembra una stravaganza, no, della serie, invece poi dopo viene spiegato, perché è un progetto segreto del governo inglese, dell'esercito inglese, questa scenografia così ancestrale serve a dimostrare a dei coloni spaziali che viaggiano all'interno di una navicella spaziale, per far credere loro che stanno per atterrare su un mondo simile alla Terra del passato e dove ancora ci sono i dinosauri. Praticamente questi volontari vengono convinti a partire, la tecnologia lo consentirebbe, alla ricerca appunto di un pianeta simile alla Terra da colonizzare. Questo perché già negli anni 70 era molto forte la critica ambientalista e ecologista, giustamente, quindi diciamo che c'era già la percezione, no? Se ne parlava molto in quegli anni, forse lo siamo dimenticati, dell'inquinamento, del disastro ambientale a cui la Terra stava precipitando. E qui diciamo l'esigenza di cercare anche altri pianeti abitabili da poter utilizzare per alleggerire la pressione demografica sulla Terra, o comunque anche come piano B, cioè se qui le cose precipitassero sulla Terra potremmo avere poi un pianeta, diciamo, di riserva. Quindi nasce questo progetto. Aderiscono molto entusiasti, volontari, quasi tutti ecologisti, e quindi partono su questa navicella e ritengono di stare quasi per arrivare in questo nuovo pianeta dopo un periodo di ibernazione, dopo alcuni mesi comunque di ibernazione. Stanno per arrivare su questo pianeta dove troveranno dei dinosauri come la Terra del remoto passato. Invece incredibilmente non è vero niente.
Loro stanno nel seminterrato, un sottoscala di una base militare inglese, diciamo, nei dintorni di Londra. Ma nessuno ci vuole credere. Dottor Who, che è il protagonista della serie, no? Cerca di convincerli, ma praticamente nessuno ci crede perché. Ma com'è possibile? Stiamo viaggiando nello spazio, tutti gli strumenti elettronici intorno a noi ce lo confermano. Che cosa ci viene a dire? Allora, Dottor Who fa una cosa molto semplice, va bene, si avvicina al portello esterno, tutti terrorizzati, chiaramente cercano di fermarlo perché è ovvio che se, come su un aereo, una navicella apre improvvisamente il portello esterno, naturalmente nello spazio succede il patatrac, no? Invece, colpo di scena, Dottor Who apre il portello, non succede niente, gli fa vedere che c'è un sottoscala. E che loro non si sono spostati dalla Terra neanche di un centimetro. E quindi, diciamo, poi il progetto viene alla luce e fallisce nel suo, diciamo, nel suo inganno. E poi, vabbè, chiaramente la frattura spazio-temporale si chiude, i dinosauri scompaiono, ma il dinosauro è un po' un elemento accessorio. Diciamo, l'elemento importante dell'intreccio è questo qui che vi ho appena narrato, no? Osservo poi il tempo che passa, perché ripeto, vorrei chiudere possibilmente non prima possibile. Quindi diciamo questo discorso qui, ok? Quindi poi vedendolo chiaramente ancora più interessante perché, diciamo, ripeto, il tema e anche l'intreccio è trattato molto bene. E quindi però voglio dire, in quegli anni doveva esserci ancora tanta fiducia nella conquista spaziale, e invece scioccare così il pubblico è stato brutale da parte della BBC. E ha fatto altrettanto 3 anni dopo il cinema americano con Capricorn One. Però quello che è interessante, se ricollega al Covid, è che questa missione viene chiamata Golden Age, cioè il ritorno all'età d'oro della Terra, una Terra ancora incontaminata. È interessante che il discorso Covid che abbiamo accennato, abbiamo trattato questi giorni, alla fine è questo, cioè è il tentativo di risolvere questa crisi ecologica, ambientale, prodotta non tanto dalla sovrappopolazione in sé, cioè gli 8 miliardi di persone, ma dal loro stile di vita, cioè dagli 8 miliardi di persone che vogliono uno stile di vita incompatibile col pianeta, no? I viaggi last minute, fare tutti devono fare tutto. Addirittura ci siamo preoccupati di portare a questo livello pure i paesi in via di sviluppo, cioè non bastavano i paesi già sviluppati. Negli anni 70 abbiamo portato, diciamo, il lusso, il benessere e lo spreco di risorse anche ai paesi del terzo mondo che erano diventati paesi in via di sviluppo. Così adesso, per esempio, la Cina, quindi adesso tutti fanno tutto, ci accorgiamo, cioè l'elite si è accorta, l'ha detto Kissinger, ha fatto mea culpa, si è accorta che ciò non può andare avanti. Quindi freno a mano tirato, Covid. Quindi no, non è possibile che tutti facciano tutto, dobbiamo essere di meno e fare meno cose. E quindi, ecco, il Golden Age ci si arriva col Covid. Quindi alla fine, in effetti, è una riconquista della Terra. Quindi c'è questa metafora costruita dall'allunaggio, dalle missioni su Marte adesso. E quindi ecco, a prescindere del complotto o no dell'allunaggio, ma è evidente che, lo sapete, no? Quello che è accaduto nel 69 è evidente, ve lo dice Capricorn One, vedetelo. Alla fine conta poco esserci stato o no. Quello che invece è l'elemento sostanziale è che in effetti la Terra, ecco, è diventata un pianeta alieno. Abbiamo trasformato la Terra in un pianeta alieno, come se noi oggi stessimo su Marte, e dobbiamo quindi riconquistare la Terra stessa. Quindi è vero che stiamo facendo un viaggio nello spazio in fondo, ecco, perché è così, siamo approdati adesso su un pianeta alieno. Infatti poi si parla di terraforming, no? Tutti questi film. Cioè tu vai su un pianeta che comunque abitabile per modo di dire, poi lo devi terraformare, cioè rendere ancora più simile alla Terra per poter poi fare delle colonie vere e proprie. Quindi quello che dobbiamo fare adesso è un terraforming, cioè riportare la Terra alle sue condizioni, ma come se venissimo dallo spazio, perché l'abbiamo trasformato in un pianeta alieno. Quindi alla fine vedete che il senso storico, l'elite e tutte queste problematiche alla fine convergono. Ci siamo arrivati. Col Covid dobbiamo riconquistare la terra che non è più nostra.
quello che accade intorno a noi tutti i giorni appare più chiaro, no? Alle persone che usano un po' l'intelligenza. E niente, prendete per oro colato la TV. Ecco, questa è una TV. Quindi prendete per oro colato anche le mie parole, mi trovo nello spazio, esattamente come i tre famosi astronauti americani si trovavano sulla Luna nel 69. Ecco, io mi guardo così perché dico: come avete potuto crederci? Che cosa avete nella testa? Lo dico in maniera simpatica. Ma alla fine hanno avuto ragione comunque loro, perché tanto è vero. Veramente abbiamo viaggiato nello spazio, pur non muovendoci mai, perché abbiamo trasformato la Terra in un pianeta ostile e alieno. La dobbiamo riconquistare e riportare a condizioni più simili a quelle che erano un tempo, quelle condizioni originarie, anche se siamo molto lontani ovviamente da questo obiettivo. Il Covid è il primo passaggio. Se la gente non cambia stile di vita, cosa che il Covid lo impone attraverso questo escamotage sanitario, non è possibile ottenere progressi in materia ecologica o ambientale. L'uomo si è portato al centro dell'universo, ha sbagliato, non deve assolutamente considerarsi superiore né alla sfera vegetale né a quella animale. E vabbè, questo poi il discorso porterebbe lontano, ma è sempre poi una critica ai monoteismi, quelli universali, cioè il cristianesimo e l'islam, che hanno portato l'uomo a una concezione eccessiva di predominio sulle altre sfere, cosa che invece il mondo classico e pagano veramente non fece mai, considerando l'uomo una parte, una piccola parte dell'universo. E sapete benissimo che le piante sono sacre per i pagani, lo sono anche gli animali, pagani anche, diciamo, nativi di tutto il mondo, le altre culture native nel mondo, e soltanto, diciamo, l'uomo monoteista, quindi occidentale e islamico, commesso questo errore gravissimo che poi ci ha portato a questo, cioè l'uomo come padrone del mondo, cosa che non avrebbe mai dovuto avvenire. E questo poi ci ha portato a questo disastro. Va bene, ora poi riprenderemo i vari discorsi nei prossimi giorni. Grazie per l'attenzione. Mi raccomando, rivedete il video e cercatevi, casomai nei commenti vi darò una mano io, per chi ne ha bisogno mi contatti. Questi due bei film, uno per la TV, uno per il cinema, cioè Capricorn One del 77 e l'invasione di dinosauri, Doctor Who del 74. Grazie. Dalla stazione orbitante.